Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio della serie su Euro Truck Simulator 2. Oggi ci troviamo in Austria per un piccolo passaggio perché stiamo viaggiando per andare nel paese che vi sveleremo nel prossimo episodio, quindi siamo passati per l'Austria e come al solito mi accompagna in questo lungo viaggio c'è sempre il mio amico Gasp. Ciao a tutti ragazzi. Ecco, perfetto. Allora, in Austria non costruiscono camion. E quindi Esatto. abbiamo deciso di dire: ehi, ma in Austria parlano anche il tedesco e quindi noi prendiamo camion tedeschi. Io mi Esatto. trovo con un Mercedes Actros, ho dovuto Sì. leggere perché sennò mi dimentico. New E Actros. comunque dopo ne parleremo durante il viaggio. E invece, Proprio. Invece Gasp ha scelto un MAN Euro 6, TGX Euro TGX 6, sì. Euro 6, Quello nuovo. con una capotta sopra la testa che sembra quando ti metti il gel e ti tira indietro i capelli, Ma va, è oppure così uno che gli è bello. venuta la diarrea e quindi si Ma non spinge è forte e quindi gli aerodinamica. scoppia la testa, ecco, insomma, quello è quello che si vede. Comunque, detto questo, possiamo partire subito. Sì, dai. Direzione, sempre rimaniamo in Austria perché dobbiamo andare a fare il pranzo come camionisti in trattoria. La trattoria, se non sbaglio, Gasp è a Salisburgo, giusto? Sì, esatto, Salzburg, sì. E Ecco, partiamo da Klagenfurt. io ragazzi, prima di partire con questo video, vi dico di attivare la campanella delle notifiche perché questa serie all'inizio era visualizzata, piaceva, ma dopo, boh. Cioè, niente, la Un metà delle calate le views. visualizzazioni calate. C'era interesse, per quello che lo dico, no? Se uno Sì. capisco i primi due episodi, l'ho detto, l'ho già detto. Insomma, il primo episodio ti può andare bene perché la gente è curiosa. Il secondo, Sì. in teoria, dovrebbe calare subito. Invece, non era calato, c'erano tanti commenti. Quindi, non lo so, voi attivate comunque le campanelle, che si trova appunto a fianco del nome del Proprio diventava canale. rosso. E ragazzi, mi raccomando, a me ha lasciato qua col rosso. Rallento un po'. E mi raccomando, lasciate like al video che supporta sempre. Io, dato che siamo qua che attendiamo al semaforo, vi faccio vedere che ho ben tre macchinine su questo camion. C'era tanto spazio, gliel'ho messo su quell'altro, sull'Iveco non c'era spazio, se ne poteva mettere una. Stavolta, tre Beh, macchinine. tre. Che oltretutto vi faccio vedere che si muovono. Guardate, mamma mia, fantastico! È E il numero oltretutto, giusto. anche in questo episodio, in alto a destra mi possono girare le balle. Pensavate Beh, anche che su Mercedes. dicessi, loro pensavano che dicessi trovate in alto a destra nelle schede un link, invece Sì. no, trovano in alto a destra il mio giramento di balle. È un bel sondaggio Fantastico. sopra, magari. Fantastico, ecco. Beh, se proprio Gasp vuole un sondaggio, vi piace di più il Ragazzi. MAN o il Oh, stavo Mercedes? per dirlo io. Che Stavo per dirlo. telepatia, che Comunque, telepatia! guarda, io voterei per il Mercedes. Beh, anch'io. Anche Cioè, perché è il camion che uso io di solito. Mercedes Quindi. mi piace come azienda, come marchio, però non l'ho mai utilizzato. Parto, Gasp, sì, parte. Ho detto, oddio, facciamo eh? l'incidente Scusami, no, adesso. io si aspettava. Boh, diventa più verde questo semaforo. Comunque, stavo dicendo che Mercedes mi piace come marchio, però il camion su OTS è la prima volta che li utilizzo. Ma a me E piacciono cavolo, mi sta tanto. piacendo tanto. Comunque potete già intravedere qualche curvetta in direzione Salisburgo. Abbiamo voluto proprio fare Sì. questa tappa in Austria, a parte che è un paese di passaggio per il paese in cui staremo andando. Sì, Però esatto. perché c'è una bellissima strada che merita di essere vista. È una Sì. delle più belle strade, a mio parere, dell'Austria. Sì. Dopo, vabbè, non è in Austria, ma Milano-Zurigo con le strade secondarie, quella Io veramente. sì, appunto faccio riferimento a quelli in Austria, ecco, Sì, giusto? no, È una, certo. cioè è la più bella, fine, è la più bella, Poi penso. anche l'altra sera ho fatto un convoglio, no, con 30 persone, tra l'altro. Sì. Gasp proprio friendly, socievole, il camion, No, Gasp il camionista socievole. ma è andato benissimo perché ho organizzato veramente strabene da dei ragazzi scandinavi. Sì? E siamo andati per delle strade in Svezia, tra Svezia e Norvegia, se non sbaglio, è veramente uno spettacolo. Però c'è
c'è stato praticamente c'è una strada in discesa, no? Senza guardrail né niente, e un ragazzo è caduto giù in un burrone in Oh, discesa. capita, io veramente vedo di quelle robe che sono assurde. Metto il cruise control a 90 all'ora, eh? Io ragazzi voglio farvi sentire il motoraccio che c'è sotto qua. Sentite? Fantastico. Tanto, che motore ha, Gasp? Aspetta, 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 vedete che sta 100, 102, fuori dai limiti. Recuperiamo Gasp in un batter d'occhio 105, qua voliamo fino ai 150, ma noi siamo dei Attenzione. bravissimi. Bravissime persone e non vedo il settaggio 90 km/h. Ecco. 90, Allora, ma a 90. proposito, questo bel sound di motore di cambiate, che magari dopo sentiremo Sì. meglio, e che avremo modo di sentire anche nei prossimi episodi, perché qualunque paese in cui andremo, questi due camion li teniamo, perché A me vogliamo piacciono. usarli un po'. Allora, che motore ha sotto Gaspo questo Allora, il tuo Mercedes? bel Mercedes ha sotto un motore 578 cavalli, da 15 litri e 6, Sì? 6 cilindri in linea. 15 Cavolo, 15 litri e 6. Bello, litri e 6, esatto. bello. Un Comunque bel motore. mi appare una spia, che sarebbe quello del retarder, no? Sì, esatto, E sì. l'ho guardata quella coda dell'occhio perché mi sono girato un attimo qua in camera. Ho detto, ma cos'è Ebollizione. appunto, non lo so, cosa sta succedendo? Sto già sciopando, no? No, Dai, no. comunque Io su no. quel camion ci ho fatto un po' di chilometri. È l'affidabilità, quindi l'hai comprovata, insomma. Sì, assolutamente. Un Ecco. buon camion. Invece il mio MAN Sì. è, vabbè, quello nuovo che devo dire che qui SCS ha fatto un ottimo lavoro. SCS, per chi non lo sapesse, la software house, gli sviluppatori del gioco. Un bel lavoro ha fatto con questi MAN, perché veramente prima non è che mi piacevano tanto i MAN qui su Eurotruck, non so te. No, io ti dico che non li ho ancora toccati, Ivan, né quelli Guarda, vecchi né quelli nuovi, e comunque non mi piacevano, te lo dico. questi nuovi veramente meritano, soprattutto per quanto riguarda le personalizzazioni del camion, che sono veramente tantissime: vernici, cromature, un sacco di roba si può mettere. Certo, anche gli interni a radica si possono mettere, che a me e No, Gasp sul mio no. piacciono tanto. Beh, sul mio sì, si Bellissimi. potevano Sul mettere gli tuo interni a sì. radica, facciamo veramente proprio, sai quel senso di vecchio, back to Sì, sì, anni sì, sì. Sì, 80, c'è una roba del genere, ma veramente, anche veramente. sulle Jaguar quell'inizio anni 2000. Sì, Che sì, schifo. sì, sì. E vabbè, adesso qua facciamo queste curvettine qui, poi torniamo un attimo a parlare dei camion, perché io ragazzi ho il joypad Oddio. ancora. Oddio, già ma che cavolo, ma cos'è, non è legale sta roba? Aspetta un Cosa? attimo. Eh no, beh, perché proprio stai appena appena dentro col camion e il rimorchio. Sì, è vero. Oltretutto ho visto un commento che ci ha detto, ma ragazzi, prendete i rimorchi anche quelli, sai, quelli doppi, cioè quelli con la Quelli in roda dietro. Scandinavia. Beh, possiamo farlo un viaggio in Scandinavia con Sì, lo quelli. faremo sicuramente, se la serie continuerà a far comunque un po' di Certo. scalpore e successo, perché vi ricordo che la migliore serie in Italia è Euro Truck Simulator 2, l'hanno detto tutti i giornali finti che ho incontrato, e sì, comunque andremo avanti, Certo. esploreremo tutti i paesi Cosa disponibili. facciamo qua di velocità? Che dici? Il limite è 70. Mettiamo Ma io 80? non ho neanche l'acceleratore premuto, va giù da solo. Sì, anche il mio. Quindi vado un po' a naso. Ma sì, dai, senti, senti a naso, Proprio. vai, proprio una roba. Però va, che belle strade, mamma mia. Sento odore di pino. Comunque io penso che Morto questo diabete. è morto di... dai, Gasp, non lo faccio io, mi ero tenuto, non siamo andati neanche all'ICA per farci i nostri. E quindi. Comunque è molto Cavolo. divertente questa strada. No, ma bellissimo, Stavo tra dicendo l'altro. che i doppi rimorchi mi sono stati consigliati anche perché sembra che è arrivata una beta da poco che permetta di utilizzarli anche in Germania. Me Ah, no, questo non lo sapevo, eh. Ah, sì, col nuovo aggiornamento, l'ha scusami, sì, scritto il è vero. signor Mr. Corbo 91 nei commenti, quindi è Sì, colpa sua, bravo, ci ragazzi, consiglia eh. sempre. Ragazzi, è colpa sua se sbaglia, è colpa sua. No, Com'è che io vado a comunque. 90 e non ti sto dietro e ci sarebbe il Ma limite a io sto 70? andando via circa 80 all'ora, un po' Ragazzi, allora sfoderiamo i 6 cilindri in linea tranquillo. 15.700. No, 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 che ho rallentato. Uffa. Ah, c'è anche una bella galleria, poi una serie di tornanti, quindi vi dico prima che motorizzazione monta il mio camion. Il mio Ecco. camion monta un motore da 560 cavalli, Sì. 15 litri e 2, Ah. sempre 6 cilindri in linea. Abbiamo Ok. entrambi un cambio a 12 rapporti, automatico, io un tipmatic e tu un power shift. Power shift.
come fan, insomma. Cioè, insomma, non è proprio lo stesso. No, però sto scherzando. Il fan monta Dario. 9:26 Mario. Così io ho invaso l'altra corsia. Non so se si poteva fare, ma vabbè. Cosa hai fatto? Ho invaso l'altra corsia per fare la curva agevole. Ma se, comunque, se proprio che non adesso, ce la fai, puoi. Ragazzi, guardate lì nel PDA. Ci attende una stradina di quelle che, mamma mia. Io tipo non qua ci sono mai invaso. Venuto. Non ci sono mai no, venuto qua. Io sì, no, perché ho la strada gialla. No, quindi no, sono venuto a Zurigo con Agro. Che, sì, che non si può dire dov'è Zurigo. Perché no, c'era stata una storia su Zurigo che, guarda, non sì, sapevo dov'era Zurigo. Comunque, nei commenti ho visto un Zurigo, ma dov'è Zurigo? Sì. Una cosa del genere. Io ho risposto vecchia storia, che a proposito, ragazzi, sto rispondendo a tutti i commenti, tutti quelli arretrati, ho risposto a tutti, anche quelli degli ultimi episodi, veramente, quindi non potete lamentarvi, il canale è sempre il solito, sempre più bello, con la miglior serie su Euro Truck Simulator d'Italia e per questo merita un like. E tra l'altro, Giuliano, sì, ti volevo dire, abbiamo detto perché oggi siamo solo noi due? Sì, adesso lo diciamo, però stavo finendo il discorso di prima, scusami, che Gas mi interrompe sempre, e stavo finendo dicendo che è il miglior canale di YouTube d'Italia, perché, no, è la miglior serie d'Italia, perché ha un dato di fidelizzazione che sarebbe il tempo per quanto voi guardate il video, quindi non so se ci sono 20 minuti, qual è la media, quanto viene guardato, per quanti minuti viene guardato, e Gaspo arriva a un 60%, quindi viene guardato è buona. Più di 10 minuti, 12 minuti. E poi con minuti, questi tornanti, come fate a non guardare il video? Ma appunto, ma poi abbiamo una parlantina radiofonica, l'abbiamo detto anche in un episodio di Farming, in cui Gaspo mi ha fatto compagnia, quindi fantastico. E guarda che è notevole che stiamo parlando mentre facciamo i tornanti, sono abbastanza concentratino, sono concentratino. Comunque non c'è nessuno oggi, perché a parte che è una tappa proprio come se fosse l'autogrill, no? Come se avessimo abbandonato l'Italia e così via. E poi non avevamo voglia di voi, vi odiamo, sto scherzando. Comunque, a proposito di questo, ragazzi, succede sempre che, non so, vi diciamo in prima le informazioni, ma c'è qualcuno, ma io non ho questo, non ho quell'altro. Sì, ragazzi, è molto semplice, noi registriamo quasi sempre al 90% dei casi al lunedì sera, verso sì, le esatto, 8. Basta poi andare in descrizione, aprire il link al nostro profilo Instagram, lì circa alle 12 a mezzogiorno di lunedì, del lunedì stesso in cui registriamo, diamo sempre tutte le info per entrare, camion e così via. I camion, ragazzi, devono essere uguali ai nostri. Cioè, sì, vedo tanti commenti che dicono, ma posso venire anche col 8 ruote, con l'8R, guarda che bello qua sotto, col Majesty, no? Il Majesty, il Valiant. Ma, no, no, ragazzi, dovete avere. Oh, arriva uno. Oh, lo salutiamo. Sì, certo, con un bel Volvo. Aspetta, la lampeggio. Rombe. Non c'è saluto. No. Ciao. Oh, ragazzi, ha usato anche il CB, Gasp, è avanzato. Sì. Comunque, ragazzi, poi è molto semplice. Basta avere i nostri stessi camion, seguirci su Instagram e registriamo sempre a lunedì, in modo che voi arrivate mezz'ora prima di noi, pronti alle città in cui vi abbiamo detto, e voi registrate con noi. Sicuro. Accelerate un pochino. Perché sennò perdiamo tanto tempo. Gasp, tu hai altre motivazioni del perché non abbiamo fatto video? No, direi che hai detto tutto. Perfetto. Sì, sì. Quindi, sì, ragazzi, sì, non è che vi odiamo, però, insomma, un po' di organizzazione ci piace, ecco, perché sennò la tiriamo anche sia noi che voi la tiriamo per le lunghe fino a tarda notte, quindi sì, esatto, meglio di no. Guarda quel bellissimo bacino qui sotto, ma bello, bellissimo, bello. E va che bella salita che adesso c'è. Vabbè, ma adesso sfodero 6 cilindri in linea di 180 cavalli di Sbraniger, 15 litri e 7. Allora, e qui la Steinbrück sarebbe bello perché è una cava. Andiamo a farci un giro dentro? No, no, che mi vibra tutto il volante, scoppia stavolta la Steinbrück. Ma ecco, guarda, c'è anche montagne, ma è neve. Avete visto, c'è un piccolo posto per mettersi lì a, come si può fare dire, le foto, contemplare il paesaggio, e sì, ti passa il camion Scania V8 e ti cade la fotocamera. Ecco, ma no, ti passa e ti dà una bella una bella spolverata di CO2 e che muori. Tanto per dirvi, nel mio paese, ragazzi, è successo che hanno fatto una strada sopraelevata, no? Sì. E intanto mi suona il telefono. Una strada sopraelevata,
e passano un sacco di macchine, molto trafficata, proprio si entra nel centro storico della città, e sotto, più basso di 2 metri, c'è una bella, due belle piste ciclabili e pedonabili. Quindi provate a immaginare uno che passa lì sotto con tutte le macchine sopra, con la CO2 pesante, tutto il PM10, quanto proprio peggio che fumare i pacchetti di sigarette, quindi fantastico. Bellissimo. Poi qua c'è una ditta, qua un'azienda, non so di che cosa. Ecco ragazzi, avete visto? Adesso ho dovuto dare un bel tocco di freno, anche gasp, perché è ovvio, quando c'hai non i contratti esterni, perché adesso siamo in contratti normali, autonomi, viene a tirare. Ti scappa il piede, perché se sai gestire bene il camion, ti diverti in queste stradine qua, con le semicure, ta ta ta. È fantastico, a me continua a scappare, quindi mi scuso, dai, per una volta che non facevo 90, insomma. Poi sai cosa? Va anche per il vostro intrattenimento. Sai cosa? Con i cambi automatici tu schiacci, non è che ti accorgi tanto, perché è lui che ti butta sulle marce. Sì, infatti no. No, tutti e due. Comunque, se stessi qua col cambio... ti accorgi che comunque ti chiede la marcia dopo. Certo, quindi dici, cavolo, sono già a 150, meglio che non vado a 170. 150. Siamo quasi arrivati comunque. Sì, guarda, basta, tanto qui vola, c'è vola, della... Vola. Ah no, è sabbia, sti dicendo, guarda, c'è della paglia mucchiata. Cavolo, 110. No, quel no. Limite... Sì, ma ragazzi, il problema è che era tutto al limite 70. Appunto, cioè qui... Meno male che c'è Gasp che mi fa da tappo. Adesso tra un po' mi sorpassa. Come quando ti metti sul cesso, no? Ti fa da tappo, sei lì a spingere. come quello che ha fatto il camion di gas, no? È stato lì a spingere e gli è scoppiata la testa. Bam! Ma no, è così bello il mio mancio. Proprio sei innervosito, è esploso. Preferisco il Mercedes. Comunque, però ragazzi, mi piace anche questo. Io scommetto che vincerà il mio Mercedes. Oltre anche tutto, secondo me. È in colorazione metallizzata. Rosso bordo. Consiglio mio, Magic Bordo. Magic Bordo. E invece il suo è M-Sport. M-Sport. L'ho fatto io con la vernice metallizzata. BMW M-Sport. Senza diritti, di BMW. Ecco, perfetto. Eccoci qua. Ha preso la bomboletta lui e. Stavo per fare un incidente. Ok, ma puoi entrare? Ah, non ce l'ha col diesel. No, ma mi viene sempre una addosso. Ah sì? Roba. Oh, adesso parcheggiamo qui. Ho fatto giochiamo sul sicuro, che almeno siamo proprio sicuri. Ah? Tu fai lo sbruffone, ah? Ecco qui, Gio Y. Mi spiace, ho fretta ora. Guarda, mi si è proprio sovrapposto. Al mio? Sì. Vedi che abbiamo tante cose qui in comune. Scarichiamo anche nello stesso posto. Vedi? Mamma mia. Comunque dai, vi faccio avvertire un po' di sterrato. Ma non c'è neanche tanto. No, è stato spianato bene. Sì, hanno passato col rullo compressore. Bene, dai Gasp, vieni qua a fianco a me che salutiamo. Sì. Salutiamo. Eccomi qua. Ah, una cosa che non so se abbiate notato è che non tamarriamo mai il camion. Gli mettiamo qualche cromatura elegante, ma la tamarraggine veramente... Sì, esatto. Mi ha stufato, sul camion io di solito li tamarravo parecchio, gli facevo le linee tipo Ford Mustang, però ragazzi, ho lasciato perdere. Dopo sono stato io che gli ho detto, ma insomma... Ecco, detto questo, facciamo scontro muso contro muso, guarda che bel bacino. Hai visto? Fantastico. Comunque, detto questo, ragazzi, io vi faccio salutare da Gasp. Ciao a tutti, ragazzi. Vi ringrazio veramente tanto per la visione. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Condividetelo con i vostri amici appassionati di camion e non. Detto questo, vi mando anch'io un caro saluto. Seguiteci su Instagram se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi al canale. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. We'll be right back.